Quarto video dedicato a Super Mario Sunshine, questa volta però con la narrazione post-produzione. Questo perché sono un genio e mi sono completamente dimenticato di controllare le impostazioni del mio microfono durante la registrazione di questo video. Infatti, registrando con un game capture, devo controllare le varie impostazioni come l'audio di gioco, l'audio del mio microfono, impostazioni grafiche e così via. Ovviamente mi sono dimenticato di controllare quelle del microfono e quindi il video è venuto senza la mia voce. Poco importa, posso tranquillamente rinarrarlo, anche se come potete notare sono ben 59 minuti di video, quindi un bel po', ma pazienza, cercherò di rinarrarlo. Non sono abituato a fare questo tipo di cose, mi è capitato solo due volte di avere questi tipi di problemi ed entrambe le volte erano su Super Mario Bros. 3 e fra l'altro anche di fila, e l'avevo anche rinarrato in compagnia di un mio amico, ovvero Giovanni. In questo caso invece sono da solo, non posso narrare in compagnia di nessuno, cercherò di fare appunto tutto da solo. Come potete vedere sto continuando le missioni dell'Idola Giante, area scoperta nel corso del terzo episodio, e mi ritrovo ad affrontare una missione molto simile a quelle di Koopa the Quick su Super Mario 64, ovvero missioni di gara dove bisogna battere per l'appunto in una gara fino all'asta della bandiera questo tizio, Palmassimo, che è credo un umano vestito da palmense. Non so perché dovrebbe vestirsi da palmense, non penso che loro abbiano una sorta di odio nei confronti di umani o altre creature, anche se Mario non è effettivamente un umano, è più un umano deforme che altro. Soprattutto in Odyssey si nota questa cosa, dove ci sono effettivamente i New Donkey che sono i veri umani e Mario è completamente diverso da loro. Comunque, ritornando all'argomento, non credo che i palmensi odino le altre creature, quindi non so perché travestirsi come loro. O è fissato con i palmensi o vuole semplicemente fare parte di questo territorio in maniera proprio fissata, cioè cercare di adattarsi addirittura alle sembianze, oppure è un coglione. È la teoria più probabile. Comunque, ho ottenuto questo sole custode molto facile, un po' come erano molto facili le stelle di Koopa the Quick in Super Mario 64, e questa cosa di mettere delle missioni incentrate sulle gare l'hanno fatta diverse volte nei giochi della serie principale. Infatti credo che ogni videogioco 3D, quelli 2D no, però ogni gioco 3D ha almeno una o due missioni o anche di più dedicate proprio a delle gare con delle entità che cambiano continuamente. Fra l'altro, nel primo, quindi il 64, era Koopa the Quick, in questo c'era Palmassimo, in Galaxy mi pare ci fosse Mario Cosmo o Mario Cosmico, che sembra Mario Ombra ma non lo è, sono due cose separate, e in Odyssey ci sono i vari Koopa di diversi colori, che sono proprio dei Koopa corridori, fra l'altro. Comunque, basta, quella missione l'ho completata, quindi posso anche smettere di parlare. Sì, mi dilungo molto con l'argomento quando inizio a parlare. Quest'altra missione invece è una missione dedicata alle monete rosse, praticamente identica a tutte le altre missioni delle monete rosse, sia di Super Mario 64 che di questo gioco, che per adesso ne ho affrontate ben tre, se non mi sbaglio, due ai Cagliariosi, una al Porto Giocondo, ed ovviamente consiste nel raccogliere 8 monete rosse per ottenere come ricompensa un sole custode. In questo videogioco l'ho già detto, le monete rosse non vengono conteggiate, quindi state attenti perché se raccogliete una moneta rossa non vi danno 2 monete. Lo stesso vale con le monete blu, non vi danno più 5 monete, era una cosa solamente del 64 che hanno rimosso, non so perché, dato che facilitava la raccolta delle 100 monete, però hanno deciso di andare così con questo gioco. Ogni area, questo non l'ho mai detto invece, possiede ben 2 missioni dedicate alle monete rosse, solo che alcune sono un po' più nascoste. Non voglio parlarvene ancora, dato che avrò modo di affrontarle più avanti con il gioco, adesso è ancora un po' presto per quel tipo di missioni. Prima mi concentro sulle missioni principali, o comunque sulle missioni più semplici da fare, e poi mi concentrerò anche
sulle missioni un pochino più nascoste nel gioco, dato che non tutte i soli custodi ottenibili sono effettivamente agli occhi di tutti. Alcuni sono davvero messi in determinate posizioni e vanno raggiunti magari in determinati momenti, e li affronterò poi a tempo debito. Basta sapere che ci sono due missioni sulle monete rosse in ogni area. Questa è la cosa più importante. Comunque, ho quasi finito di raccoglierle. Come potete vedere, qua erano nascoste praticamente in mezzo ai coralli e le alghe. Quindi un pochino più particolare come missione delle monete rosse, perché vi fa proprio nuotare. Anche se è un po' rognoso nuotare in questo gioco. Devo dire che veramente nuotare in questo gioco è fastidioso. È più che altro strano, perché quando provi ad andare avanti con il tasto A, Mario si alza, ritorna a galla. Ed è una cosa che non sopporto. Io non voglio che ritorni a galla, io voglio che vai avanti, che prosegui. Non che torni a galla, chi te l'ha detto? Comunque, ho ottenuto anche l'ultima moneta, ora vado a raccogliere il sole custode. È veramente strano narrare post-produzione, non è da me, assolutamente, non lo farò mai più. Cercherò di stare attento alle configurazioni e al volume del mio microfono, perché non voglio più ritrovarmi in una situazione del genere. È già la terza volta, dovrei aver imparato. Quindi speriamo di non ricapitare più in una situazione del genere, anche perché preferisco di gran lunga vedere un mio video narrato in live sul momento, piuttosto che post produzione. Ed è anche un motivo perché non farò mai un let's play interamente in quel modo. Ora non ricordo che cosa vado a fare. Ah, continuo sempre con il lido raggiante, ok. Perché ci sono alcune missioni che sono solo su Delfinia e che ogni tanto mi potrebbe partire la voglia di fare subito. Dipende da come sono in quel momento. Altra missione dedicata a Mario Ombra, ormai ce n'è una per ogni area, avete già capito. E vai. Semplicemente bisogna rincorrere il solito tizio, sparargli l'acqua addosso, nonostante, come ho già detto più e più volte, è in una terra dove l'acqua la tocchi in qualsiasi punto praticamente in cui vai, quindi non so come diamine faccia a danneggiarsi solo con l'acqua dello Splash 3000. Sarà una tecnologia particolare che spruzza l'acqua in un certo modo, non lo so. La trovo comunque una stronzata. Potevano renderlo immune a qualcos'altro, proprio all'acqua, che è l'elemento più frequente in questo videogioco. È ancora più frequente dei videogiochi di terza generazione di Pokémon, che sono beccati quella tra virgolette recensione negativa di IGN, che non era negativa, poi gli è andato 7,8, e dove è nato tutto quel meme c'è troppa acqua, c'è troppa acqua. Non so neanche se effettivamente quella recensione è vera oppure no. L'ho sempre letto ovunque, non ci ho mai creduto sinceramente, perché mi sembra un po' strano. Però può. Un meme strano che non ho capito. Ok, altro sole custode ottenuto. Quelle di Mario Ombra sono sinceramente le missioni più semplici di Sunshine, perché devi semplicemente ripercorrere la stessa area un po' di volte, perché se non riesci a colpire prima per un bel po' Mario Ombra, allora devi ritornare in alcune aree che hai già visitato prima ancora. Ma non è niente di frustrante, difficile, cioè anzi. Si completa anche piuttosto velocemente se si sa utilizzare i comandi di gioco. Perdonatemi, c'era stata una piccola interruzione nel corso del video e quindi ho tagliato in due anche la narrazione. Comunque, si continua con le missioni del Lido Raggiante e questa volta si va in una delle missioni più infami di quest'area e probabilmente anche dell'intero videogioco, ovvero il Festival dei Cocomeri. È veramente fastidiosa. Non vi farà morire tante volte questa missione, più che altro è frustrante, perché dovete portare il cocomero più grande presente in quest'area verso il palmense che si trova là nella baia con un sole custode praticamente lì in mezzo. Il problema è che il cocomero più grande si trova in un punto parecchio lontano da quella baia, primo, e secondo, ci sono anche una marea di catapaperi rossi, che dovrebbero avere anche un altro tipo di nome ufficiale, ma in generale la razza di queste paperelle blu e rosse è definita catapaperi, quindi li chiamerò sempre catapaperi rossi per fare prima, che
danno fastidio, perché oltre a lanciarvi in aria, quindi a fermarvi e a bloccare le vostre azioni, vi danneggeranno pure, togliendovi, ok, una sola unità di vita, ma danneggiandovi in ogni caso. E considerando quante volte i cattapapeli rossi vi verranno a dare fastidio, veramente rischiate di perdere vite anche. Ora, come ho detto prima, questa missione non è fastidiosa perché si perdono le vite, anche perché raccogliendo le monete si riottengono tranquillamente le unità di vita perse. Il problema è dover portare quel cocomero gigante verso la baia, stando attento a non distruggerlo perché può distruggersi andando addosso a certi ostacoli nel mezzo, e stando attento a non farsi prendere dai cattapapeli rossi, perché i cattapapeli rossi, oltre ad attaccare voi, cercheranno pure di distruggervi il cocomero gigante, che è una cosa veramente, ma veramente fastidiosa. Fra l'altro, durante la mia prima esecuzione di questa missione in Blind Run, ricordo di essere andato direttamente verso quel cocomero che avete già visto più e più volte perché ci sono passato un po' davanti, che non è il cocomero più grande della zona. E mi ricordo che quando l'ho portato alla baia, dopo esserci riuscito, perché comunque anche solo portare quello lì alla baia non è per niente facile con questi cattapapeli rossi in mezzo, infatti qua li sto ammazzando apposta per levarmene un po' dalle palle, dato che non dovrebbero respawnare. E una volta che ho portato quel cocomero lì, che dovrebbe essere medio, alla baia, non succedeva niente, non mi davano solo le custode, e allora ero incazzato perché ho detto, ma perché non mi dà niente? Dovrebbe darmi qualcosa? E poi ho scoperto l'esistenza dell'altro cocomero, perché appunto se visitate l'area poi ve ne accorgete, è parecchio distante però, quindi l'hanno anche cercato di nascondere un pochettino. Non è nascosto da dire, oh mio Dio, easter egg assoluto di Sunshine. È semplicemente un pochino più lontano, sopra un'altura. Cioè, se visitate bene il nido d'argento lo trovate immediatamente. Ma io non ci ho pensato, ho detto, cazzo, c'è un cocomero lì, prendo quello, immagino che sia quello il cocomero richiesto. E invece no. Anche perché poi li fanno praticamente comparare con questi e dici, diamine, sei più grande di quello, quindi, cioè, sei più grande di tutti quei tre, quindi andrà di sicuro bene. E invece no, non è così. Quindi state attenti, perché veramente quel cocomero non funziona. Rischiate solo di perdere tempo come ho fatto io in Blind Run. Qua sono a parlare un po' con tutti i palmensi, dato che trovavo carino mostrare anche i dialoghi di gioco. Io trovo che ogni cosa del gioco deve essere mostrata. Quindi mi concentro molto anche su cazzatine come dialoghi, aiuti da parte del gioco. Infatti in Super Mario 64 spesso andavo a... se non mi sbaglio, leggere i cartelli, non vorrei dire però una cacchiata, mentre in Super Mario World andavo sempre a colpire il blocco informazioni, perché ci tengo a mostrare un po' tutto del gioco. Utilizzo l'editing, quindi la velocizzazione del video, solamente se sono in una situazione noiosa, dove ripeto una cosa determinate volte, o dove sto fermo per un certo periodo di tempo. Nel caso lo taglio anche. Quindi non mi faccio scrupoli ad utilizzare l'editing, ma lo utilizzo solo in casi estremi, solo se veramente è necessario, non per rendere il video tutto tagliuzzato, perché non è una cosa che mi fa molto piacere, preferisco lasciare il materiale originale il più intatto possibile e quindi andarci a mettere mano meno volte. Comunque, qua finalmente vado verso il cocomero richiesto, questo qua, il cocomero più grande del nido d'argento. E mi vedrete fallire un casino di volte perché ovviamente questa missione è un cazzo di parto. È veramente un incubo. Andate a vedere, eh. Il catapapero rosso che ora romperà i coglioni. Visto? È stato veramente difficile, devo dire. First attempt. Sì, devo ammettere di aver avuto un bel po' di fortuna a fare questa missione. Mi ricordo che quando l'ho avviata ho detto, porca troia, no, non è possibile, c'è da fare anche questo. Perché mi sono messo a fare il let's play di Sunshine? Ma che cazzo me l'ha fatto fare? Maledetta la missione dei cocomeri, maledetta la missione dei cocomeri. E alla fine invece l'ho fatta al primo tentativo e mi ricordo di essere anche esploso di gioia in quel momento. Peccato che non sia venuto registrato l'audio in questo video, sennò veramente sarebbe stato divertente da tenere. Comunque, una volta portato il cocomero gigante viene addirittura tritato per fare chissà cosa, dato che non c'è
nessun bicchiere per contenere un succo, non c'è proprio niente. C'è quell'affare lì in mezzo, ma sinceramente non ha niente dentro, quindi non penso che il mio cocomero abbia fatto chissà che cosa. Ma l'importante è aver ottenuto questo sole custode. E fun fact, quella roba lì che tritava il cocomero vi danneggia, eh? Quindi state attenti, perché se ci andate sopra perdete, se non mi sbaglio, un'unità di vita. Niente di eccessivo, non è che fate un insta def se andate sopra quella roba, però ve l'ho comunque detto per completezza. Dunque, dopo aver fatto questa missione incredibilmente odiata dal sottoscritto, che però ho completato al primo tentativo, mandando quindi a quel paese quello che vi stavo dicendo, posso continuare cercando di ottenere il sole custode delle 100 monete. In questo caso sono andato alla missione 8, perché i cocomeri, se vengono distrutti o da voi o comunque attraverso gli ostacoli, vi permettono di ottenere una moneta per un bel po' di volte. Se non mi sbaglio potete rompere il cocomero fino a 10-11 volte, potendovi quindi portare in tasca 11 o 10 monete. Quindi è una cosa veramente positiva, dato che, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cacchiata, mi sono già dimenticato quello che stavo facendo in questo video, nonostante l'abbia registrato da poco. Dovrebbero esserci in totale 3 cocomeri. Quello grande che vi avevo fatto vedere, che ho portato anche dal Palmense. Quello medio, che è praticamente il troll, quello che mi ha ingannato durante la blind run. E un altro che dovrebbe essere sempre di medie dimensioni, posizionato però in un altro punto dell'ido raggiante. Quello nemmeno in blind run l'avevo notato immediatamente. L'ho notato dopo un bel po', dopo che avevo già completato per conto mio la missione dei cocomeri, dopo aver bestemmiato in blind run, perché lì sì che ho smadonato, lì sì che ci ho messo tanto per farla. E quindi, rompendo i vari 3 cocomeri, potete ottenere un bel po' di monete e di sicuro vi facilitano la vita per ottenere questa sole custode. Questa, fra l'altro, è una delle missioni delle 100 monete di Sunshine, secondo me, più bastarde, perché sono posizionate un po' ovunque. Alcune sono qua sopra le palme, che comunque non sono troppo semplici da raggiungere. Come vedete, fallisco diverse volte, fallivo tante volte anche nello scorso episodio, e non vi danno neanche lo spruzzarazzo. Perché, se non mi sbaglio, lo spruzzarazzo ve lo danno in altre missioni, non in questa. E quindi non potevo neanche utilizzare quel gadget per raccogliere le monete, che mi avrebbe di sicuro semplificato la vita. E inoltre, oltre a questo, c'è da andare a distruggere i cocomeri. Quello non è difficile, più che altro è fastidioso, perché dovete sempre andare contro un ostacolo per romperlo, o comunque utilizzare il vostro Splack 3000 con il gadget opportuno, che dovrebbe essere lo spruzzo, oddio, adesso non mi ricordo, lo spruzzo jet forse, è quello che praticamente vi spara in avanti. Forse è sempre lo spruzzo razzo, no, non credo, altrimenti non avrei scelto questa missione. Qua ci sono delle monete anche lì nel tettuccio, un altro spruzzo plano, ma quello ce l'ho già. Ah, e sì, ovviamente anche stordire i catapaperi vi permette di raccogliere monete, però anche uccidendoli con i fiori di duna vi permette di raccoglierli. Però i fiori di duna, secondo me, erano lì proprio per quella maledetta missione dei cocomeri, perché ve li dovete togliere dai cosiddetti grazie ai fiori di duna. Una volta tolti, potete passare con il cocomero, perché avete praticamente spianato l'intera spiaggia. Ed è una cosa veramente utile, quindi vi consiglio di farlo anche voi, se non avete ancora completato questa missione e state giocando a Sunshine, e magari siete intenzionati a completarlo al 100%. Perché vi assicuro che è uno dei soli custodi più irritanti. Non il più irritante, ma uno dei più irritanti, secondo me, anche se dal let's play non sembra. Comunque, ora non so proprio cosa dire, semplicemente sto andando a raccogliere monete, perché voglio ottenere quel sole custode delle 100 monete. Non avrei niente di che da dire, quindi. È facile da commentare mentre si sta giocando, ma non è facile da commentare in post. Come ho già detto, odio commentare in post produzione, anche per questo tipo di situazioni, perché non so cosa dire dopo un po'. Ho smesso di dire le cose che dovevo dire.
Magari avevo qualcosa di interessante da dire durante il video, anche perché ero con amici. Di solito quando registro in live sono sempre con amici che mi accompagnano, dato che mi dà fastidio registrare da solo. Cioè, più che fastidio, mi piace molto meno. Cioè, se devo anche registrare oltre che giocare, voglio rilassarmi con la presenza magari di qualche mio amico che mi racconta qualcosa che gli è successo, comunque che scambia delle opinioni su determinati argomenti con me. Infatti durante i let's play cerco sempre di variare un po' gli argomenti di cui parlare. A volte non parliamo di niente e citiamo solo meme o cazzate, come ad esempio la canzone della delle focaccine dell'S lunga, che è stata citata non so quante volte durante i let's play di Super Mario Bros. E Super Mario Bros. The Lost Levels, e non solo, anche in altri let's play. Ma sono fenomeni, sono praticamente fenomeni che abbiamo vissuto e quindi ci viene da citare diverse volte. O anche eventi della nostra vita che non potete capire in nessun modo, dato che sono cose accadute a noi, che non abbiamo divulgato in giro, non siamo diventati famosi o cosa, che quindi l'evento che ci è accaduto magari è famoso, come l'incontro di un certo tizio chiamato Antonio Caponio, che in realtà non è né il suo nome né il suo cognome, ma sono stati entrambi inventati da noi perché non abbiamo idea di quale sia la sua identità. Era un pazzo che ci aveva fermato in spiaggia, e sì, mi è venuto in mente perché stavo pensando alla spiaggia dell'Ido Raggiante, e che ci ha cominciato a parlare di stronzate. Cioè, all'inizio stava anche seguendo un discorso con un filo logico, ma poi ha cominciato a svarionare, a mettere di mezzo una marea di cose che non avevano assolutamente senso, come tantissimi eventi, tra tante virgolette, che dovrebbe aver vissuto nella sua vita, nel suo passato, dicendoci che non fumava, che non si drogava, che non beveva, poi chiedendoci una sigaretta qualche minuto dopo. Era praticamente un folle che ci ha detto di chiamarsi Antonio Caponio, ma era un nome inventato ovviamente, perché abbiamo cercato ovunque, non esiste nessun Antonio Caponio assolutamente. E in realtà entrambe le informazioni probabilmente le abbiamo capite male, perché da come parlava male, perché oltre a svarionare non sapeva neanche parlare, probabilmente ci aveva detto anche tutt'altro nome, tutt'altro cognome che non siamo in grado di scoprire ancora. Comunque, come vedete, adesso sto sfruttando quella cosa di rompere i cocomeri in modo da ottenere varie monete. Fra l'altro i cocomeri qua si rompono come delle palle, che esplodono. Una cosa strana, non è che si dividono e fanno vedere anche la polpa dentro, no no, esplodono proprio, sono dei palloncini. Meglio così, facilitano la vita a Mario. Fra l'altro mi fa strano vedere Mario con le maniche corte, dato che di solito è sempre con la solita tuta a maniche lunghe rosse, o almeno nei giochi in 3D è sempre stato così, mentre qua gli hanno dato un look completamente diverso, senza considerare ovviamente i costumi alternativi di Odyssey, che sono tantissimi e stanno continuando anche a mettere nel gioco. Una cosa estremamente positiva secondo me, perché se vanno ad aggiornare un gioco anche dopo l'uscita, dopo che tutti l'hanno completato, è un bel trattamento da parte degli sviluppatori, soprattutto considerando che sono degli aggiornamenti completamente gratuiti, che non richiedono alcun pagamento, non come alcuni DLC a pagamento che appunto richiedono una certa quota e poi vi danno le novità. Sono completamente gratuiti, anche se sinceramente apprezzerei un DLC, anche a pagamento non mi importa, ma apprezzerei un DLC dedicato a dei regni nuovi. Magari dei nuovi regni per Odyssey sarebbero interessanti, in modo da prolungare ulteriormente l'esperienza single player del gioco, dato che il gioco è per lo più single player, di multiplayer ha giusto qualche minigioco, e le gare di cui vi parlavo prima quando stavo facendo la missione di Palmassimo, e si tratta semplicemente di liste, record, che puoi vedere online e puoi confrontare i tuoi risultati con quelli degli altri giocatori. Quindi niente di che, sono cose online abbastanza semplici, elementari, niente di congeniato. Ma vabbè, alla fine Mario è sempre stato un single player, quindi è giusto che non sfrutti troppo le funzionalità multiplayer o online. Ecco, una cosa che forse vorrei in Odyssey, sempre tramite aggiornamento, o comunque in un futuro gioco 3D di Mario mi andrebbe addirittura meglio, sarebbe la modalità multigiocatore locale, però cooperativa, nel senso il giocatore non utilizza cappi
o uno sfavillotto arancione Mario Galaxy 2, ma utilizza effettivamente Luigi o un personaggio comunque della serie di Mario che accompagna Mario stesso. Perché veramente utilizzare solo Cappy, solo lo sfavillotto arancione, solo addirittura il cursore. In Mario Galaxy 1 utilizzavate un cursore se volevate giocare in cooperativa al single player, che era praticamente un multigiocatore cooperativo, no? Non so come chiamarlo, quindi lo chiamo multigiocatore cooperativo in single player. È così strano da dire, troppi termini che si contraddicono a vicenda messi insieme. Vabbè, comunque, questo è il tipo di cooperazione che ha sempre dato durante i giochi della serie principale di Super Mario in 3D, e non è troppo apprezzata da me, perché ok, con i vari giochi si sono migliorati, hanno migliorato ciò che può fare il secondo giocatore con il cursore, con lo sfavillotto arancione e con Cappy, però rimane comunque il fatto che non puoi muoverti liberamente, non puoi fare tutte le azioni possibili compiute da Mario. Mentre se uno gioca da solo con Mario può fare tutte quelle azioni, più quelle che fa il secondo giocatore. E boh, diventa parecchio fastidioso. In Odyssey, ok, utilizzavi i capi che era carino da sfruttare, però c'erano una marea poi di sezioni dove il giocatore 1 rimaneva da solo perché ci sono delle sezioni dove capi non è previsto. E per completare quelle devi per forza utilizzare unicamente Mario. E quindi io e un mio amico magari ci alternavamo. E dicevamo, guarda, a sto giro utilizzi solo te Mario, io tanto ho già giocato tutta la storia, quindi chi se ne frega, almeno te lo giochi te con Mario. Così almeno gli facevo godere un po' Super Mario Odyssey, perché altrimenti giocare in due così non se lo gode fin troppo, cioè. Utilizza giusto un elementino, capi, che ok è il simbolo di Super Mario Odyssey, ma non è abbastanza per la cooperazione in single player. Quindi mi piacerebbe veramente una cosa alla Super Mario 3D World, ovvero la possibilità di utilizzare due personaggi contemporaneamente e che magari possono separarsi, ottenere le proprie stelle, non lo so, mettere un conteggio delle stelle in comune. Cioè, i nodi sì, l'avrebbero potuto fare tranquillamente, dato che le lune di energia raccolte non andavano a resettare la missione. No, no. Semplicemente si conteggiavano insieme alle altre lune di energia, Mario rimaneva sul posto e potevi tranquillamente andare avanti. Un po' come le stelle delle 100 monete di Super Mario 64, avete presente, no? Quando le raccoglievo, non riportavano Mario al castello di Peach per poi ricominciare la missione corrente. Mi davano direttamente la stella e potevo proseguire tranquillamente nella missione e fare ciò che ho lasciato in sospeso. Per raccogliere le 100 monete, cosa che invece in Sunshine non hanno fatto, ma vabbè, alla fine non dà troppo fastidio. Potrebbe dare effettivamente fastidio in cooperativa, ma cooperativa non c'è, quindi chi se ne frega. Ed è per questo che secondo me avrebbero dovuto mettere la cooperativa su Odyssey. C'è un ulteriore motivo, ovvero il fatto che le lune di energia siano tranquillamente accumulabili. Dato che non so se lo sapete, ma anche in Galaxy 1 e Galaxy 2 tutte le varie stelle che raccogliete vi fanno resettare la missione. E anche in questo caso ci sono costa di far resettare la missione, eppure le stelle comuni di Super Mario 64 che non sono legate alle 100 monete vi fanno resettare la missione. In Odyssey invece no, se raccoglievi le lune non resettava la missione, ma proseguivi tranquillamente. Cioè, madonna, erano così vicini a poter mettere una cooperativa veramente interessante e non l'hanno fatta. E questo che mi dispiace. Che è davvero un'occasione un po' sprecata. Potevi metterla. Avrebbe dato un valore aggiunto al gioco, che già di per sé mi è piaciuto tanto. Infatti non vedo l'ora di registrarci un intero let's play, perché Super Mario Odyssey non so se è effettivamente il mio preferito della serie principale, ma di sicuro è fra i miei preferiti. Fra i miei preferiti però c'è anche 3D World, che per assurdo è uno dei miei preferiti, ma la gente l'hanno. Cioè la gente non l'ha molto apprezzato, lo ritengono un Mario 3D un po' morto, cioè un Mario 3D incompleto. Io invece lo ritengo un gioco assolutamente valido, dato che già mi era piaciuto 3D Land, l'ho apprezzato ancora di più 3D World. E sinceramente adoravo il fatto che ci fosse una cooperazione effettiva, cioè. Super Mario 3D World è il primo e per adesso unico videogioco della serie principale di Super Mario in 3D a permettere la cooperazione
in single player. Che è strano da dire, ma è come dire, perché cooperazione in single player? Non è che andate online. Effettivamente fate multigiocatore, utilizzate, porca troia, multigiocatore locale. Devo riuscire a mettermi in testa che si tratta di multigiocatore locale, non è single player, sto sbagliando io i termini. Scusate questo conflitto interiore su delle fottute terminologie. E niente. Speriamo nel futuro di Mario. Fra l'altro, se dovesse mai uscire un altro capitolo della serie principale di Mario, e me lo auguro, farò di sicuro un let's play anche di quello, se è possibile registrarlo con un game capture. E ovviamente se il gioco mi è piaciuto, ma di norma i giochi della serie principale di Super Mario mi hanno sempre soddisfatto. Ce n'è stato solo uno che effettivamente non mi ha dato chissà quanta gioia, ed è New Super Mario Bros. 2 per Nintendo 3DS, che lo ritengo fin troppo facile, sinceramente. Ma avrei comunque fatto un let's play di quel gioco, perché se solamente avessi un capture card per il Nintendo 3DS mi sarei tranquillamente dedicato a registrare pure quel gioco. Non l'ho fatto solo perché non possiedo i mezzi, e perché inserire una capture card su un Nintendo 3DS, o comunque andare ad acquistare un Nintendo 3DS che possiede già la capture card integrata, e con Nintendo 3DS intendo anche i modelli New 2D e così via, intendo tutta la famiglia Nintendo 3DS, che sia chiaro, se costasse poco lo farei, se fosse anche sicuro lo farei, ma non è sicuro, primo, perché nessuno ti dà una garanzia di avere quella capture card, che vabbè, quello è il meno, nessuno però ti dà una garanzia che il 3DS ne esca intatto e che non ne esca quindi danneggiato anche in minima parte. È una cosa che non posso sopportare, avere una console mia danneggiata da qualcun altro, anche solo in minima parte, anche solo un graffietto, se non l'ho fatto io mi fa imbestialire. E più che farmi imbestialire con quello che l'ha fatto, mi fa imbestialire con me stesso, che ho permesso che potesse accadere una cosa del genere. Inoltre, oltre a non essere sicura, è anche parecchio dispendiosa, cioè costa di più andare a inserire o comunque a farsi dare un 3DS che già possiede la capture card, che acquistare una capture card per una console casalinga, che comunque è una capture card riconosciuta, una capture card assicurata da tutti, tutti quanti ne parlano bene, quindi la vai ad acquistare perché appunto c'hai un 100% di feedback positivo, o comunque un 99,9% periodico di feedback positivo. Non c'è un rischio dietro, non c'è una paura di prendere un'inculata e comunque un dispendio eccessivo. Ed è il motivo per cui non mi sono messo a fare let's play del Nintendo 3DS dedicati a Super Mario, o comunque let's play del Nintendo 3DS in generale, perché io veramente mi diverterei un sacco a registrare video anche su The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, su WarioWare Gold, su Raiden Paradise Megamix, su anche giochi della Virtual Console magari presenti su Nintendo 3DS. Ma appunto non posso farlo, perché costa troppo e perché è troppo rischioso. Non ho i soldi per poter rischiare così tanto. Non posso permettermi di perdere quasi 300 euro di guadagni solo per cercare di registrare dei video su una console come il Nintendo 3DS, che è una buona console, assolutamente, mi piace, la utilizzo ancora adesso, gioco a svariati titoli per Nintendo 3DS, mi ci diverto tantissimo, ma che rimane comunque una console, non sono tante, è una sola. Ho un'altra capture card, questa che sto utilizzando anche per Super Mario Sunshine, mi permette di registrare su un sacco di console casalinghe, e ciò mi consente di registrare let's play su una marea di videogiochi, quindi piuttosto mi concentro su quelli. Non metterò due videogiochi della serie principale di Super Mario, come Super Mario 3D Land e New Super Mario Bros. 2, nella Mariotona. Amen. Speriamo che li mettano in una virtual console futura del Nintendo Switch. Devo per forza andare così, non voglio rischiare. Questo è il motivo spiegato per bene per cui non ho voluto spendere per una game capture per Nintendo 3DS. E comunque molti di voi potrebbero anche rispondermi che ci sono gli emulatori, ma primo, non mi piace molto utilizzare gli emulatori. L'ho utilizzato per i primi giochi della Mariotona, ovvero tutti quelli legati a Super Mario Stars
e Super Mario World, ma solo perché non avevo un cavo dello SNES, che altrimenti avrei connesso al mio Game Capture e avrei quindi potuto registrare il tutto tramite la console, dato che possiedo anche la cartuccia originale di Super Mario Stars con Super Mario World. E secondo Citra, che è un emulatore del Nintendo 3DS per chi non lo sapesse, non è che funzioni così bene, ci sono molti giochi che purtroppo non sono stati resi troppo compatibili, nel senso che vi danno un sacco di problemi grafici o anche audio, e non mi piace. Io, se registro un videogioco, lo voglio registrare assolutamente senza problemi grafici o sonori. In questo caso c'è forse un problema grafico, ossia tutte queste particelline che potete vedere, ma in realtà non è un vero e proprio problema grafico, è una configurazione della console che ho dovuto per forza utilizzare, dato che non possiedo un cavo, che cercherò di procurarmi il più velocemente possibile, perché se voglio registrare di nuovo su Wii, su Nintendo GameCube o su PlayStation 2, voglio assolutamente farlo senza queste particelline. Nonostante non siano così gravi, perché non è che alterino chissà quanto la grafica di gioco, però possono dare comunque più fastidio rispetto magari a un let's play più limpido, ecco. Detto questo, finalmente ho ottenuto le 100 monete e il Sere Custode dedicato. Oh, che bello. Sono sempre le missioni più lunghe e fastidiose, non smetterò mai di ripeterlo. Meno male che le hanno rimosse da Sunshine in poi. Cioè, senza includerci però Sunshine, dato che qua ovviamente ci sono, come potete notare. E una cosa veramente bastarda di Sunshine, fra l'altro, è che hanno messo una missione delle 100 monete pure a Delfinia, che dovrebbe essere l'hub di gioco. Cioè, come se l'avessero messe nel castello della principessa Peach. Ve le immaginate in Super Mario 64 andare a raccogliere 100 monete lì? Non le puoi trovare, cioè non penso proprio che ci siano. Sarebbe impossibile. In ogni caso sarebbe sempre più piccolo di Delfinia, quindi in realtà non sarebbe poi così tanto frustrante ora che ci penso. Anche considerando l'esterno, penso che il castello di Pizza sia più piccolo di Delfinia. Comunque, cosa sto andando a fare che non ricordo? Ah, penso di starmi dirigendo verso un'altra area di gioco, per poter quindi fare altre missioni. Vediamo. Ah, penso di aver... ok, sì. Stavo dicendo che pensavo di aver capito effettivamente cosa stavo andando a fare, ed effettivamente era quello che pensavo. Ecco a voi Mario Ombra, che ha rapito la principessa Peach, al contrario di come faceva praticamente Bowser continuamente negli altri videogiochi. Qua è Mario Ombra a rapire la principessa. Wow, un personaggio che di sicuro non c'entra assolutamente niente con Bowser. Difatti non aveva un motoscafo a forma di Bowser, praticamente. Vabbè, l'avete capito tutti che è legato a Bowser di sicuro. Anzi, probabilmente il 99,9 periodico per cento di voi sa anche di chi si tratta, ma lasciamo stare. Si scoprirà proprio adesso chi si cela dietro l'identità segreta di Mario Ombra, perché lo stiamo andando ad affrontare. Girasolandia, attenzione a Bowsermatic, prima missione. Girasolandia è praticamente un parco dei divertimenti, però con una piccola sezione con una spiaggia che ricorda un po' tutte le altre aree di Super Mario Sunshine. Alla fine in questo gioco ci sono, credo, sempre zone con la spiaggia e mare, che però variano per lo più per la presenza di altre aree che magari sono il simbolo di quella zona. Ad esempio i Colli Ariosi possiedono un sacco di zone che praticamente sono balneari, ma il punto forte di quell'area sono i mulini che trovate un po' dappertutto, o anche il Porto Giocondo. Sarebbe un porto, ma è palesemente una zona anche balneare. Di per sé però il fatto di essere un porto è una peculiarità di quell'area. Qua, come ho già detto, c'è un parco dei divertimenti, però c'è anche una spiaggia che ricorda tranquillamente il paesaggio balneare. Il Lido Raggiante letteralmente lo dice il nome, che è una spiaggia che possiede però i fiori di duna, che sono caratteristici di quella zona, e anche i catapaperi, che possono piacere o non piacere, ma sono caratteristici del Lido Raggiante. E sono nati lì per la prima volta, fra l'altro, nella serie principale di Super Mario,
Comunque ecco Mario Ombra, che a quanto pare è in grado di manovrare l'acqua in qualche modo e che si posiziona sopra questo gigantesco robot, di cui anche Splunk 3000 è spaventato, che è ovviamente Bowser-matic, che ci fa capire che la relazione fra Mario Ombra e Bowser è effettivamente piuttosto intensa. C'è un legame fra i due, ma chissà quale. Lo scopriremo dopo una boss fight, perché infatti questo è il primo boss importante per la storia, a parte che ci ha sputtato il fuoco addosso, e mi ricorda un pezzo della sigla di Polygon Fu, una cosa orribile da dire, lo so, perché Polygon Fu è una serie animata abbastanza di bassa qualità, ma purtroppo è il primo pensiero che mi fa venire in mente quella scena. Comunque andiamo, siamo sopra un tra virgolette elicottero che però funge da carrello per questa giostra. E abbiamo lo Splunk 3000 che spara missili. Non so perché non possa sparare missili per tutto il gioco, ma solo in questo frangente. Sarebbe figo, sarebbe stata una cosa effettivamente interessante. Praticamente il Bowser-matic ci bersaglia con questi pallottoli Bill, che penso facciano la loro prima e forse ultima apparizione proprio in questo momento, quindi in questa battaglia. E inoltre, oltre a fare questo, si sparerà anche il fuoco, dato che, come abbiamo visto dalla cutscene del reveal di questo boss, è in grado di sparare fuoco. Devo ammettere che è un boss molto figo, piuttosto atipico per la serie, dato che non era apparso niente del genere finora. Un boss tutto meccanico che è diviso anche in determinate sezioni, dato che voi girate con questa giostra mentre vi bersaglia con i pallottoli Bill e mentre vi spara fuoco. Quindi è proprio varie cose tutte concatenate assieme. È un boss un pochino più complesso nella gestione rispetto agli altri. Un altro boss che era un po' più complesso era magari Pipino Piranha durante la seconda battaglia nei Colli Ariosi, perché si metteva a volare, prima di mettersi a volare però dovevate raggiungere e sparargli quegli esserini che venivano riempiti d'acqua, che funzionavano tipo come dei gavettoni, e inoltre vi poteva attaccare con la melma, ma oltre a quella vi poteva lanciare pure dei cicloni, quindi è una cosa molto particolare del Sunshine, questa cosa di avere i boss molto più complessi rispetto agli altri videogiochi della serie, che siano 2D o 3D, perché anche Super Mario 64 non aveva dei boss chissà quanto complicati, erano semplicemente dei boss che dovevate colpire 3 volte nella solita identica maniera, senza troppi ostacoli aggiuntivi, e avevate finito. Comunque, ecco il reveal di Mario Ombra, come possiamo vedere, è Bowser Jr., prima apparizione di questo personaggio. È strano da pensare a distanza di così tanti anni, dato che il gioco è del 2002 e noi siamo nel 2018, ma ben 16 anni fa veniva rivelato per la prima volta Bowser Jr. con Super Mario Sunshine, il vero e unico figlio di Bowser, perché poi Miyamoto ha confermato in futuro a praticamente i giochi in cui erano stati rivelati Bowserotti, ovvero Super Mario Bros. 3, che Bowserotti non sono assolutamente fratelli di Bowser Jr. e soprattutto non sono figli di Bowser, ma sono semplicemente degli amici di Bowser Jr. e che sono stati reclutati da Bowser per i suoi piani e per il rapimento della principessa Peach, che di norma coincide quasi sempre con i suoi piani. E praticamente qua Bowser Jr. spiega perché ha compiuto questi gesti, ovviamente tutta colpa di Bowser. C'è sempre il suo zampino di mezzo. L'unica volta che non c'è qualcosa di negativo causato da Bowser è in Super Mario Bros. 2, ma perché il videogioco in sé non c'entrava niente con la serie. L'ho già spiegato svariate volte, penso che lo sappiate anche più di me. Detesto ripetermi, ma so che lo faccio fin troppo spesso. Comunque, Bowser Jr. mostra anche il tipico palloncino da clown che è stato anche integrato nel suo veicolo, che utilizza pure in Super Smash Bros. E che ha difatti il simbolo del pagliaccio classico, che viene anche attribuito spesso a Bowser adesso, anche perché era apparso in realtà per la prima volta nella navicella che Bowser utilizzava in Super Mario World durante lo scontro finale.
Però era apparsa solo lì, per questo non mi viene troppo da attribuirla a Bowser, ma più a Bowser Jr. Perché lui ce l'ha sempre, qualcosa che lo lega al tema dei pagliacci. Bowser invece di meno, ultimamente sono più concentrati a legarlo al circo in generale, più che al pagliaccio, alla figura del pagliaccio. Comunque, si ritorna a Delfinia dopo questa boss fight molto figa. Devo ammettere che è una delle boss battle più belle di Super Mario Sunshine e anche della serie di Super Mario in generale. Ma si ritorna a Girasolandia, perché questa è un'area e giustamente ha le sue missioni. Si va. Missione 2, il mistero del cannone. Molto veloce come missione questa. Semplicemente dobbiamo affrontare un mini boss. Questa tanta talpa dentro praticamente un cannone che ci spara i pallottoli Bill, che quindi non appaiono per la prima volta, cioè non appaiono solamente durante lo scontro con Bowser. Mi stavo sbagliando, vedete la mia memoria quanto è corta. Ovviamente i palmezzi sono anche qui, ci sono anche le palme un pochino più piccole, o almeno penso che siano palme anche queste. Sì, sono palme. Sono molto più piccole di quelle del nido raggiante, ma sono palme. Ah, e ci sono i girasoli, ovviamente, che danno il nome all'area. Ecco, qua oltre al parco dei divertimenti ci sono anche i girasoli caratteristici di Girasolandia. Me ne stavo dimenticando. Ah, e utilizzate i pallottoli Bill perché vi permetteranno di distruggere quelle cestelle, che altrimenti non potete distruggere in nessun altro modo nelle missioni dopo. O prima, nel caso volevate farlo magari nella prima missione, che vi permettono quindi di ottenere le monete blu che sono proprio nascoste sotto queste cestelle, o almeno sotto alcune di queste cestelle. Ricordatevelo, perché altrimenti non potete distruggerle. Dovete utilizzare la missione 2 per ottenere questi collezionabili. Qua stavo sclerando un pochettino, perché ovviamente oltre ai pallottoli Bill normalissimi ci sono anche quelli a ricerca che vi inseguono pari pari e che dovete però manovrare con difficoltà, perché non è troppo facile farsi seguire dai pallottoli Bill senza farli esplodere contro il terreno. Poi penso che anche i pallottoli Bill normali siano in realtà ricerca, semplicemente ti danno il puntino rosso per farti capire che ti stanno seguendo dopo che riesci a manovrarli per bene e che riesci quindi a farti inquadrare senza farli esplodere sulla spiaggia. Non vorrei dire per una cacchiata. Ecco, qua li sto facendo praticamente esplodere solo sulle rocce, sulla sabbia, sull'erba, ma non sulla cestella che mi serve. Sto praticamente rovinando il paesaggio ai girasoli, poverino. Dai, seguimi. Cioè, c'è più un bombardamento qua che in un campo di guerra. Ve li immaginate i palmensi dietro, che pensavano di avere un eroe che finalmente li aiuta a togliere quel cannone di mezzo, e poi si ritrovano bombardamenti a gogo. Ma alla fine facevano meglio a conviversi, no? Ora devono vivere con chissà quanto fumo, quanto inquinamento. Perché mi diverto a dire stronzate, non lo so. Non ricordavo di averci messo davvero così tanto per farmi inquadrare da un pallottolo Bill. Pensavo che... Ah no no! Ok, sono pallottoli Bill separati a quanto pare. Cioè cambiano proprio colore. Diventano di colore più azzurrino rispetto a quelli normali. Ok, quindi avevo ragione. Ricordavo bene. Ci sono i pallottoli Bill normali che sono più scuri. Sono quelli classici visti anche negli altri giochi. Però ci sono anche i pallottoli Bill a ricerca che hanno invece un colore più azzurrino. E che ovviamente sono a ricerca. Oltre ad esserci poi quei pallottoli Bill dorati che sono un pochino più veloci. E seguono una traiettoria abbastanza specifica, se non mi sbaglio. Ovvero il classico tondo e poi esplode. Ecco perché ci stavo mettendo tanto, perché non sta sparando pallottoli Bill a ricerca. Sta sparando solo pallottoli Bill normali o quantomeno pallottoli Bill dorati. E io ho bisogno di quelli a ricerca, giustamente. Eccolo qua, che ha il nasino rosso. Sono riuscito anche a farmi ammazzare. Ai ai. Quindi devo ritornare a Girasolandia.
Perdonatemi, pensavo di averci messo molto meno a fare questa missione. Non credevo di averci addirittura perso una vita, cioè non me lo ricordavo. Come ho già detto, l'ho registrato pochissimo tempo fa questo video, ma non mi ricordo assolutamente nulla. Ma nulla! Ah. Mistero del cannone di nuovo, eh? Ah, la mia voce. Cercare di parlare per tutto questo tempo è veramente un incubo, perché ho bisogno di una bevanda, ma ho già finito un succo poco fa, un ace. Ora però ho bisogno di un'altra bevanda rinfrescante. Fra l'altro è anche abbastanza tardi, quindi dovrei anche mutarmi. Ma ho detto, bah, devo fare la narrazione al video, prima la faccio meglio, togliamocela dalle scatole. Ecco, in compenso non devo ridistruggere gli altri cestelli perché ho già ottenuto le monete blu. Le monete blu vengono quindi salvate dal gioco. Cercando di farmi seguire da... Parlo solo di la ricerca, ma come sempre sto avendo problemi. Ah. Magari ora mi muto un attimo. Sto un attimo in silenzio finché non riesco a completare questa missione, perché veramente... Non potete immaginare di quanto dia fastidio alle corde vocali parlare per così tanto tempo senza interrompersi mai, perché alla fine non mi sono interrotto mai finora. Sono stato continuamente a parlare e a variare un po' gli argomenti. Almeno ho potuto dire a mente libera e non concentrata nel gioco determinate cose che volevo dire a voi utenti. E poi quanti sarete? Due, forse tre? Non penso di essere seguito da così tanta gente. Oh mio Dio, c'è un altro cestello, non l'avevo notato, porca miseria. Ora passerò altri secoli pure per rompere quello. Maledetto me. No, forse ce l'ho fatta adesso. No, niente. L'ho pensato pure durante la giocata perché mi ero girato apposta per controllare. Questo non so neanche se è possibile farlo col pallottolo per la ricerca. Infatti stavo cercando di farlo con quel... Ah no, no, eccolo lì. Pensavo di starlo cercando di fare con i pallottoli bin normali. Comunque sono un pirla perché mi sono fatto ammazzare. Cioè mi sono fatto togliere un'unità di vita e quindi l'ho fatto esplodere malamente. Sì, sto cercando di farlo anche però con i pallottoli bin normali perché essendo più lontano può rispettare già di più la traiettoria di questi. Però allo stesso tempo se mi capita un pallottolo bin la ricerca meglio perché posso calibrarlo. Eccolo qua. Dimmi che ce la faccio. Ce la faccio. Oh, dovrei aver finito con i cestelli, non dovrebbero essercene altri, no? Dimmi di sì. Ce n'è un altro lì, ma non dovrebbe avere monete blu, vero? Dimmi di no. No! Non ci credo. Ok, effettivamente la missione è breve, perché non ci vuole niente a sconfiggere quella tanta talpa. Però ottenere i collezionabili dentro le cestine o cestelle o come lo volete chiamare, ceste da bagno, ceste per i panni, non lo so, ce n'è pure un altro qua perfetto, è veramente lunga, perché farsi inquadrare dei pallottoli bin non è assolutamente facile. Non me lo ricordavo sinceramente, pure l'ho fatto pochi giorni fa, ho una memoria veramente corta. Ovviamente perché mi volevo dimenticare questa cosa. Pensavo di aver sclerato, cioè pensavo di sclerare di più con il Festival dei Cocomeri, invece a quanto pare questo mi ha dato più filo da torcere, tanto da rimuoverlo dalla mia mente. E dai, grandi, però ne spara uno ogni morte di Cristo praticamente, perché veramente quanti ne abbiamo contati di pallottoli della ricerca finora? Forse 10 in 10 minuti? Per essere proprio buoni. Perdonatemi, ma come ho già detto, parlare per tutto questo tempo senza mai interrompersi è un danno eccessivo alle corde vocali. Di conseguenza mi viene anche la tosse, perché avrei bisogno di un bicchiere d'acqua o qualsiasi tipo di bevanda che mi possa rinfrescare. Anche un ghiacciolo, se va bene. Una granita, ma sì. Adoro le cose a base di ghiaccio che hanno anche il succo all'interno. Ah. Niente. Non vuole proprio apparire, eh? Eccolo qua, vai. Dimmi che ce la faccio subito. Yep. Questo dovrebbe essere davvero l'ultimo. Non dovrebbero esserci altri cestelli.
altre monete blu nascoste nei cestelli. E ok, posso andare a completare la missione. E vi faccio vedere che effettivamente è una cosa veramente veloce e semplice. Si tratta semplicemente di lanciare queste bombe, che non sono bombe, sono delle bombe più squadrate che altro, addosso a questa tanta talpa. Mi sa che le bombe manco ci sono in questo gioco. Che cosa triste. In 64 avevano un'area tutta dedicata, qua nemmeno le hanno messe. O almeno mi sembra che non ci fossero. Magari mi sto completamente sbagliando. Anche qui la mia memoria svariona. Può dipendere però anche dalla blind run, perché avendo giocato in blind mi ricordo alcune cose di quella partita che non ho fatto magari nella partita del let's play, mentre nella partita del let's play ho fatto cose che non ho fatto in blind, e di conseguenza mi viene da associare le due cose, ecco. Comunque sì, una volta sconfitta la tanta talpa c'è questa sezione di platform molto semplice rispetto alle altre magari, e che richiede semplicemente attenzione a dove si mettono i piedi. E ci sono anche dei blocchi con dei colori particolari. Fateci caso. Una cosa legata a questi colori si è vista pure all'interno del parco di divertimenti di Girasolandia, ma non vi voglio dire niente. Dovete arrivarci da soli. Ecco, questo potrebbe essere un parto, farlo in una gara magari. Più che altro per questa parte dove bisogna saltare per bene, ed è un incubo perché ogni volta non riesco a fare il salto giusto. È difficile fare dei salti automatici e non controllati in questo gioco, eh. Ecco, a meno che non riesco a fare tutta questa giravolta che mi permette un pochettino di planare, ma proprio per pochissimo tempo, non è troppo facile. Come vedete, veramente fallisco un sacco di volte. Salti automatici non sono assolutamente semplici. Ho sbattuto completamente contro quella piattaforma. Ottimo. È l'unica cosa un pochino più difficile di questa sezione, ma non vi fa perdere vite, non vi fa perdere... Vabbè, il tempo magari sì, è proprio quello che vi fa perdere in realtà, però non vi fa perdere vite, non vi rende frustrante la vita. Lo fate dopo un po' di tentativi e siete a cavallo. Dai, ce la puoi fare, bravo. Ed ora niente, semplicemente si tratta di avere un buon timing, tanto se si cade sopra quelle piattaforme con quei colori verde e bianchi. A parte quando vi avvicinate poi a sole custode, dove se cadete morite del tutto perché andate a finire nell'oblio più profondo. E ci sono anche delle one up come quella in mezzo, quindi in ogni caso recuperate le vite che perdete. Vi consiglio di utilizzare il lancio come sto facendo io in questo momento, perché primo vi velocizza, secondo vi impedisce di cadere da quel blocco. Magari farlo solamente camminando rischiate di cadere giù, perché rischiate che vi sparisca la piattaforma da sotto i piedi proprio quando state per arrivare all'altra piattaforma. Invece farlo con il lancio, con lo sprint, come mi piace chiamarlo, il salto in lungo, ecco, vi consente di non avere dubbi sull'effettivo raggiungimento dell'altra piattaforma. Comunque ieri ce l'ho fatta e ho ottenuto anche questo sole custode, che è pure l'ultimo, quindi al prossimo video. Bye bye.